Godias dalla parte opposta, Monti l'ha visto, riesce a pescarlo, attenzione, Denis Godias, il controllo, Godias! Denis Godias! Ottimo pressing qui di Cadorin. Godias, Godias! Super gol! Questo giusto per far capire che il personaggio di cui parliamo non è il primo arrivato. Questa gemma di Denis Godias non è che una delle 12 reti messe a segno fino ad ora dal bomber alabardato in campionato. Pallo clamoroso, Godias! Doppio passo, supera il capitano, il pallone dentro, Godias! Denis Godias! Godias, c'è Godias! Eccolo qua! Appena sulla linea di fondo, arriva dentro l'area di rigore, la deviazione, Godias! 20 secondi di gioco, Denis Godias! Capocannoniere della squadra, uomo simbolo di una Triestina che in attacco ha un potenziale offensivo davvero micidiale. Denis Godias non lo scopriamo solo adesso, ma anzi lo celebriamo, perché dati alla mano, l'ariete di Medea è a sole due reti di distanza da un'altra leggenda del calcio triestino, quel Totò De Falco che con i suoi 82 gol con la maglia dell'Unione faceva esplodere il Grezzar e decollare alle speranze di una Triestina sempre più competitiva. In questo campionato di Serie D, Godias si è confermato bomber di razza, fra scetticismo e perplessità, a causa di quel 1975 riportato sulla carta d'identità. Ma come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. E Denis quel vizio ce l'ha ancora. Dalla sfida con il Montebelluna, 12 centri, i primi 12, perché i tifosi ne vogliono degli altri, sempre con quella maglia rossa, con la alabarda cucita sul petto. Il vantaggio alabardato, minuto 11!